Dobbiamo far mente locale sulla portata di questo avvenimento. Sono passate 4 ore dal blackout. La perdita di conoscenza dell'intera razza umana. Per 2 minuti. Quanti morti comporta? Quante macchine schiantate? Sono anche precipitati degli aerei, ma a parte noi, quanti altri? Quanti nel mondo? I rapporti dicono 877 aerei precipitati nei soli Stati Uniti. L'Air Force 2 tra quelli. Col vicepresidente a bordo. Ok. Pensiamo agli ospedali. Operazioni. Donne che partorivano. In molti saranno morti salendo una rampa di scale. Le proiezioni globali sono sconcertanti. Parliamo del blackout in sé, signore? Parliamone. Continuiamo a dire che abbiamo, perso i sensi, ma... non è stata la mia esperienza. Per me è stato... più tipo un sogno, solo più... vivido di un sogno. Ero seduto nella mia auto e... a un tratto... ero da un'altra parte. Sì, lo stesso vale per me. Anch'io. Durante il blackout abbiamo tutti vissuto una specie di allucinazione. No, perché la mia non l'ho vissuta come un'allucinazione. Vieni al punto, Benford. Io non ho perso coscienza, era più come se la mia coscienza fosse da un'altra parte. Era come vivere un ricordo, solo che non era del passato. Era del futuro. Che ha detto? Ero nel mio ufficio. Di notte. Erano le 10 esatte. Guardavo fuori dalla vetrata e ho visto che data era. 29 aprile 2010. Fra 6 mesi in pratica. Aspetta, il 29 aprile ho visto la stessa data al notiziario. Anche io, il 29 aprile, 10 di sera. Sarebbe a dire cosa? Sì, anche tu. Che la coscienza di tutti ha fatto un salto in avanti di 6 mesi al 29 aprile. Per folle che sia, sì. Seduta. Seduta. JT, mi dai una mano, grazie. Non siamo stati noi. Anche se fosse, stavate progettando di uccidere migliaia di persone, quindi sta lì, zitta e buona. È terrone ignorante, eh? Ehi. Hai sentito Zoe? Sì, sta bene, grazie. Mark, ehi, hai un secondo? Certo. Credo che ci sia un modo per corroborare quello di cui parlavamo di là. Quale sarebbe? Nel mio flash forward erano le 6 del mattino del 30 aprile, ma io ero a Londra. 8 ore avanti rispetto alla West Coast, quindi avrebbe senso. Aspetta, flash forward, di che state parlando? Te lo spiego dopo. Dimmi cosa hai visto. Ero in riunione con il nostro contatto a New Scotland Yard. Mi ricordo che ci siamo interrotti perché un uccello ha sbattuto contro la finestra. Il punto è che se io ho avuto una visione di Fiona Banks, lei ha avuto una visione di me. Ispettore Banks? Fiona, sono Al Gough, FBI. Sono qui con i miei colleghi a LA. Oh mio Dio. Al, lo so perché chiami. Vuoi sapere quello che ho visto? Non solo io. Ok. Eravamo nel mio ufficio. Che giorno era? 30 aprile. Che ora era? Non lo so, erano le 6 del mattino, non chiedermi come mai così presto. Comunque c'entrava il caso Radford. Sì, e siamo stati interrotti, vero? Sì, un uccello si è rotto il collo contro la finestra. Abbiamo avuto la stessa visione. E sti cazzi!